Grazie. Grazie Giorgio, grazie per l'invito, grazie anche per la bella introduzione. Allora cercherò di essere chiaro e breve perché l'ora è tarda e io vorrei parlare della creatina, appunto, in varie malattie che vedremo. Lasciate che vi chiarisca, che vi dica due cose su cos'è la creatina e a cosa serve. La creatina è questa molecola qui, serve a trasformarsi in fosfocreatina e a costruire, diciamo, questo sistema che viene chiamato sistema creatina-fosfocreatina. Queste sono due molecole che si cambiano l'una nell'altra. In questo modo la creatina prende su di sé il fosfato dell'ATP, che come sapete è la moneta energetica della cellula, lo attacca a questo gruppo aminico e diventa per l'appunto fosfocreatina. Una volta diventata fosfocreatina, quando serve, stacca a sua volta questo fosfato, lo dà all'ADP e l'ADP ridiventa ATP. Quindi c'è questo ciclo in cui il sistema creatina-fosfocreatina permette la sintesi endogena di ATP. Questo potrebbe sembrare un assurdo, se non che ha una spiegazione logica molto semplice, cioè voi vedete come l'ATP è una molecola molto grande, mentre la creatina e la fosfocreatina sono relativamente piccole. Qui notate la scala è diversa, quindi le dimensioni sono ancora più piccole di quelle che sembrano da questa fotografia. Allora, come abbiamo sentito più volte, come già sappiamo, l'ATP viene fatto nei mitocondri, però viene utilizzato nella periferia della cellula, quindi deve attraversare tutto il citoplasma. Il citoplasma è una struttura estremamente densa di organelli, di sostanze chimiche, e quindi non è una soluzione acquosa in cui le sostanze diffondono facilmente. Allora, questa grossa molecola ha difficoltà a passare dal mitocondrio alla periferia della cellula, mentre questa, che ripeto è ancora più piccola di come sembra in questa immagine, passa facilmente. Allora, la creatina diventa fosfocreatina qui. La fosfocreatina migra facilmente alla periferia della cellula. Una volta arrivata qui, ridiventa creatina e cede il suo fosfato all'ADP, quindi risintetizza qui l'ADP. Quindi fondamentalmente è come se trasportasse l'ATP da qui dove viene prodotto a qui dove viene utilizzato. Il risultato finale è una alta disponibilità di energia, non dove viene prodotta, ma là dove serve, cioè nella periferia della cellula. Quindi permette alla cellula di soddisfare facilmente il suo bisogno energetico, e questo è quello che succede normalmente. La creatina è particolarmente importante per le cellule che hanno bisogno di un alto livello energetico, quindi il muscolo, il cuore e il cervello. Esistono delle malattie rare in cui c'è una carenza genetica di creatina, e la sintomatologia di queste malattie è esclusivamente neurologica. Quindi diciamo che la creatina è importante per tutte le cellule, ma in situazioni normali soprattutto per il cervello. Altre cose che fa oltre a queste, facilita la differenziazione sia di cellule muscolari, quindi la creazione, la differenziazione di nuove fibrocellule muscolari, sia di nuovi neuroni, quindi ha anche questa funzione. Un'altra funzione importante della creatina è, in condizioni di carenza energetica, permettere la risintesi di ATP. Qui vedete le lettere sono delle stesse dimensioni, quindi vedete quanto grande è l'ATP, quanto piccola è la fosfocreatina, quindi perché la natura ha usato questa per trasportare il fosfato e non questa. Però diciamo, oltre che in condizioni di normalità, anche in condizioni di ipossia, per esempio, di cui abbiamo sentito molto parlare, o anche di ischemia, la fosfocreatina cede il suo fosfato all'ADP
e lo fa diventare ATP. Quindi in situazioni di carenza energetica la fosfocreatina si degrada e fornisce ulteriore ATP in modo che la cellula possa diciamo soddisfare le sue carenze energetiche nonostante l'ipossia o l'ischemia. Questo è un esperimento che abbiamo fatto in vitro, è stato replicato molte altre volte, e vediamo che le cellule di controllo prima dell'ipossia hanno questo bel potenziale elettrico, cellule di controllo cerebrali ovviamente, prima dell'ipossia hanno questo bel potenziale, dopo l'ipossia non ce l'hanno più. Ma se li trattiamo con creatina, anche dopo l'ipossia il potenziale rimane. Questo perché appunto la creatina ha risintetizzato ATP nonostante l'ipossia cerebrale. E questa è la stessa cosa fatta in un altro modo. Non ultimo, la creatina ha anche delle proprietà antiossidanti, quindi è una molecola che ha una sua funzione ben chiara sia nella fisiologia sia nella sua patologia e ha anche tanti effetti collaterali desiderati, tipo essere un antiossidante. Allora, tutto questo è rimasto per molti anni nei laboratori di fisiologia e di biochimica. Negli ultimi, direi, 10-20 anni si è tentato di usarlo anche in clinica. Ci sono moltissimi studi sulla somministrazione di creatina in moltissime malattie. Quelle per cui c'è la migliore evidenza sono sindromi in cui c'è carenza di creatina, alcune malattie del muscolo e le sindromi cerebrali in cui c'è discrepanza tra domanda e offerta di energia, cioè sindromi cerebrali in cui il cervello non riesce a sintetizzare tutta l'energia di cui ha bisogno. Fra le sindromi in cui c'è carenza di creatina ci sono le malattie rare di cui abbiamo visto prima e c'è la dieta vegetariana. La dieta vegetariana è carente di creatina e il soggetto vegetariano non ha altro modo per sintetizzare, per procurarsi la sua creatina, la creatina di cui ha bisogno, se non sintetizzandosela da solo. La creatina non esiste nel regno vegetale, la creatina esiste solo nel regno animale. La dieta vegetariana non introduce neanche un microgrammo di creatina. Il soggetto la sintetizza da solo, perché l'organismo può sintetizzare la creatina, però paga un prezzo che è la depauperazione delle sue fonti metiliche. Come vedete, questa è la via di sintesi della creatina. A questo punto interviene la S-adenosilmetionina, è indispensabile per questa sintesi. Allora il soggetto che si deve creare, che si deve sintetizzare da solo 2 grammi di creatina al giorno, utilizza praticamente tutta la sua S-adenosilmetionina per questa sola sintesi. E non solo questo, ma anche in realtà non ce la fa a sintetizzarla tutta, perché il contenuto di creatina nei vegetariani è diminuito sia nel sangue che nei muscoli. E qui vedete, sono citati i lavori che lo dimostrano. Nel cervello non sembra esserci una diminuzione di creatina, però i vegetariani traggono dalla supplementazione con creatina un beneficio maggiore degli onnivori. Quindi a livello cerebrale, anche se non riusciamo a dimostrare con le nostre tecniche una diminuzione, c'è sicuramente una limitazione della disponibilità di questa sostanza. Un grammo al giorno di creatina è sufficiente a normalizzare il contenuto di creatina nel muscolo dei vegetariani, quindi è sufficiente che i vegetariani supplementino la loro dieta con un grammo al giorno di creatina per, diciamo, andare a evitare tutti gli inconvenienti che abbiamo appena descritto. Un altro campo in cui c'è una importante, evidenza scientifica della efficacia della creatina è la miopatia da statina. Ora, questa è una cosa abbastanza sconosciuta, anche se ci sono dei lavori che vedrete qua, e è stato dimostrato in vitro che le statine riducono la sintesi endogena di creatina. Le statine inibiscono questo enzima, l'ultimo enzima della sintesi della creatina.
Quindi il muscolo dei pazienti che prendono statine ha meno creatina di quello che dovrebbe avere. È stato dimostrato che la supplementazione con creatina previene il dolore muscolare causato dalle statine. Questo è un paziente che abbiamo trattato noi alla clinica neurologica di Genova. Vediamo che la linea di base è questa, poi è andato, questa è una che aveva avuto un TIA dovuto a una stenosi carotidea molto accentuata e aveva un colesterolo molto alto. Gli hanno dato l'atorvastatina, il CPK è andato oltre i valori della norma, lei aveva dolore ai muscoli, gli hanno tolta, lei si è normalizzata. Le ha dato un'altra statina, il CPK è salito ancora e lei aveva dolore ai muscoli, gliel'hanno tolta e naturalmente si è normalizzata. Le abbiamo dato la stessa statina di prima, più 5 grammi al giorno di creatina, il CPK è rimasto normale, lei non aveva dolore ai muscoli. E questo è un singolo caso, quest'altra referenza ha studiato con lo stesso meccanismo più casi, dimostrando una significatività statistica. Quindi quello che consiglierei di fare in omeopatia da statina è sospendere la statina fino a scomparsa dei sintomi, effettuare un carico di creatina 5 grammi due volte al giorno per 5 giorni e poi si può riprendere la statina continuando con 5 grammi al giorno di creatina. E questa è una soluzione diciamo semplice, poco costosa e credo anche abbastanza coerente con la fisiopatologia che conosciamo per prevenire la miopatia da statine. Un'altra condizione muscolare in cui la creatina è efficace è la sarcopenia degli anziani. Come sapete, le persone anziane vanno incontro a una carenza, a una atrofia della massa muscolare, che è una condizione che diminuisce sia la forza muscolare e aumenta il rischio di cadute. Ci sono numerose analisi, meta-analisi della letteratura che qui sono citate, in cui dicono che la creatina, unita ad un programma di esercizio fisico, migliora la sarcopenia più dell'esercizio fisico da solo. Quindi se voi avete i pazienti anziani con questa grave condizione che è la sarcopenia, voi dovete consigliare un programma di esercizio fisico, come può fare lui, ovviamente non andrà a correre per strada, ma insomma se farà della ginnastica come la può fare, e gli date la creatina, questo migliora la sarcopenia più dell'esercizio fisico da solo, alla dose di 5 grammi al giorno. Lasciando il muscolo e andando al cervello, che è l'altro grande organo che si giova della supplementazione con creatina, possiamo parlare di quella che viene chiamata fatica mentale. La fatica mentale, per esempio, è lo sforzo che deve fare lo studente per preparare gli esami di maturità, per esempio, quando stanno, una volta stavano almeno alzati fino a tardi per studiare, o per esempio il commercialista che deve preparare i 740 dei suoi 100.000 clienti in una settimana. Allora, tutti questi soggetti usano evidentemente, fanno una fatica mentale, esiste un test, che è il test di Uchida Kraepelin, che è poco conosciuto, ma cercatelo, è un test formalmente validato come tutti gli altri, il quale simula un affaticamento mentale. In pratica si chiede a questi signori di fare dei calcoli complessi per un quarto d'ora di seguito, sono due periodi di un quarto d'ora, questi fanno dei calcoli complessi e questo simula la fatica mentale. Allora si è visto che, queste sono le citazioni dalla letteratura, si è visto che i soggetti che hanno ricevuto una supplementazione di creatina fanno questo test meglio degli altri, cioè sbagliano di meno, alla dose da 5 a 8 grammi al giorno.
ma insomma direi 5 gravi al giorno sono già sufficienti. Questo, diciamo, è abbastanza logico, perché chi deve fare fatica mentale ovviamente usa energia, anche se a livello concentrato in piccole parti del cervello, e la creatina, abbiamo visto, migliora la disponibilità energetica delle cellule che ne hanno bisogno. Ancora è stata dimostrata l'utilità della creatina per migliorare la sintomatologia dovuta a deprivazione di sonno, per esempio il jet lag. Questi hanno dimostrato che la creatina migliora le prestazioni cognitive in casi di riduzione di ossigeno in atmosfera. Riduzione di ossigeno quale si può avere, per esempio, in alta montagna, a 2500 metri di quota, con dosi, anche in questo caso, da 5 fino poi a 20 grammi al giorno. Quindi, in conclusione, possiamo utilizzare la creatina nei casi di affaticamento mentale, nei casi di deprivazione di sonno, nei casi di carenza di ossigeno atmosferico, come in alta montagna, da 5 a 20 grammi al giorno. Infine, nell'età avanzata c'è una fisiologica diminuzione dell'energia cerebrale, la vascolarizzazione cerebrale diventa meno efficace nell'età avanzata, l'ATP diminuisce nell'età avanzata, l'ATP cerebrale diminuisce nell'età avanzata, e si è visto che anche in questi casi, somministrando a soggetti anziani normali alte dosi di creatina, questa rispetto al placebo migliorava la prestazione a test neuropsicologici. Quindi, diciamo, anche qui in questi casi soggetti dovevano fare compiti cognitivi normali, però che partivano da livelli di energetici più bassi, come l'anziano normale, vedeva la sua condizione neuropsicologica migliorata rispetto ai controlli con placebo. Due parole sulla sicurezza, sulle dosi da usare e sulla sicurezza di questa supplementazione. Intanto mi hanno detto che nella maggior parte delle indicazioni si usa 5 grammi al giorno, però ci si arriva fino a 20 grammi al giorno. La creatina, come sapete, è disponibile come integratore approvato dal Ministero alla dose di 3 grammi al giorno, tranne fino a 6 grammi al giorno per periodi di un mese. Quindi il Ministero la approva alla dose di 3 grammi al giorno nell'uso quotidiano e di fino a 6 grammi al giorno per un mese. Quindi, diciamo, la maggior parte delle indicazioni rientra nella dose di 6 grammi al giorno per un mese. O in letteratura, in realtà, è dimostrato che anche dosi molto più alte di queste sono sicure. Questi due autori hanno effettuato una revisione sistematica di tutti gli studi contro placebo che hanno studiato la creatina nelle malattie neurodegenerative, fino a un totale di 5.480 anni paziente. La dose di creatina somministrata era di quasi 10 grammi al giorno e si è visto che non c'era nessuna differenza fra i soggetti trattati con creatina e i soggetti trattati con placebo per quanto riguarda gli effetti collaterali. Quindi, diciamo, è una sostanza estremamente sicura. Gli effetti collaterali che può avere possono essere gastrointestinali, nausea, diarrea e dispepsia. Alcuni soggetti può dare nausea, diarrea, difficoltà digestive, però sono effetti, come capite, estremamente modesti, sono reversibili, che possono bene essere corsi. In particolare dal punto di vista renale la creatina è sicura, tuttavia è prudente non somministrare a soggetti che hanno già un danno renale, perché la creatina è il precursore della creatinina,
qui ci sarebbe un lungo discorso da fare, ma lo saltiamo, però effettivamente diciamo i soggetti che già hanno un danno renale è meglio astenersi da questa sostanza. No, ci sarebbe un lungo discorso da fare, perché probabilmente non è esattamente così, però diciamo che la prudenza non è mai troppa, perché è bene farlo. E in caso di trattamenti di lunga durata che coinvolgano mesi o più, è bene controllare ogni 3 o 6 mesi la creatinina ed è bene eseguire il trattamento sotto supervisione medica. Anche se, ripeto, nessuno ha mai dimostrato che la creatina faccia male ai reni. Ma per motivi di prudenza è bene fare così. Abbiamo fatto recentemente, quest'anno abbiamo pubblicato questa revisione della letteratura e qui si sono, diciamo tutte queste cose che ho appena riassunto. Lo si può avere questo articolo a questo, a questo indirizzo internet. L'ultima cosa che vi volevo dire è che non tutte le creatine sono uguali. La creatina, come sapete, è estremamente diffusa, la usano gli atleti, di solito ci sono dei secchietti di creatina in polvere che gli atleti buttano cucchiaiate nell'acqua e poi bevono. Ebbene, non tutte le creatine sono uguali. Questo è uno studio fatto in Italia nel 2011 e hanno analizzato 33 preparati commercialmente disponibili di creatina e hanno rilevato che oltre il 50% superava le raccomandazioni dell'Autorità Europea per la Sicurezza Alimentare in almeno un contaminante. Il che non è poco, perché come abbiamo visto si usano dosi di creatina grammi, quindi se anche il contaminante ce n'è poco, però di creatina se ne prende tanta, quindi la presenza di un contaminante è estremamente pericolosa. Di solito era il contaminante la creatinina, però c'erano anche altri contaminanti dal nome impronunciabile come la didotriazina o la diciandiamide, che sono sostanze abbastanza più inquietanti. Quindi non tutte le creatine sono uguali e per un uso soprattutto medico in queste condizioni fisiologiche o patologiche bisogna usare creatine estremamente pure. Soprattutto, esiste questa, esiste sul mercato questa preparazione base di creatina fatta da una realizzata sinteticamente, viene realizzata attraverso una sintesi chimica, non viene estratta da muscoli o da tessuti animali, è sintetizzata in laboratorio e ha una purezza garantita, questa è la scheda tecnica della sostanza, come vedete, di questi livelli, per cui è estremamente pura. Noi abbiamo fatto questo spin-off accademico in cui abbiamo prodotto e commercializzato questa sostanza che si chiama Novacrea, sono compresse masticabili di creatina e miele che hanno tanti vantaggi, fra cui quello di avere, come abbiamo detto, pochi contaminanti e quello di avere una dosabilità precisa. Ogni compressa contiene esattamente 1 grammo di creatina, laddove le varie polveri sono certamente meno precisamente dosabili. Abbiamo fatto questo studio farmacocinetico che abbiamo visto che effettivamente questi sono 2 soggetti che hanno introdotto questa sostanza e qui c'è come aumenta la creatina nel plasma nel tempo, quindi possiamo anche dimostrare che effettivamente il farmaco è efficace, non solo è sicuro ma è anche efficace nel determinare ampie disponibilità di creatina nel sangue. E direi che questo è quanto, vi ringrazio per l'attenzione. Qui c'è il mio indirizzo di posta elettronica.